Buongiorno a tutti, eccomi qui per il mio terzo vlog, che a dire il vero è un po' particolare, visto che stavolta non mi indirizzo a tutti i miei amici indistintamente, ma in particolare agli amici e conoscenti di Sicignano degli Alburni. Sicignano degli Alburni, il paese in cui tornerò tra un mese circa per fare la presentazione del mio libro, I racconti, che è recentemente uscito per la Minerva Edizione. E la presentazione avverrà il 29 luglio nel mitico contesto del castello di Sicignano. Castello che per me, che ci sono nato e cresciuto e che era allora inaccessibile, costituisce un punto di riferimento mitico quasi, pieno di mistero, di paura, anche terrore, ma affascinante proprio per questo. Bene, in questo ambiente così particolare presenterò il mio libro. Non nascondo che presentare il libro a Sicignano è per me particolare motivo di emozione e di soddisfazione. Sono emozionato più di quanto sarò certamente per le prossime presentazioni che sono già previste, che farò a Roma, a Milano, Bologna, Zurigo, Lugano e altre, perché tornare a Sicignano per me è fare un po' i conti col mio passato. È il paese nel quale sono nato, sono cresciuto, ho vissuto i miei primi anni, ma nei quali anche ho iniziato la mia attività poetica che si protrae ancora. Non ci torno troppo spesso, è vero. Quando ci vengo lo guardo sempre con occhi diversi, con occhi nuovi, cerco il mio passato inevitabilmente perché il presente mi sfugge un po' di mano, ma questa volta è una situazione un po' particolare, mi permetterà di vedere non solo nuovi amici, ma di vederli in una luce diversa e soprattutto di conoscere anche i giovani, i nuovi, che io non conosco affatto e che spero mi verranno incontro, mi conosceranno, verranno a parlare con me, magari leggeranno anche il libro. È la ragione del resto per cui vengo. Quindi, bene, vi invito calorosamente, mi accolgo, mi aspetto un'accoglienza, speriamo calorosa, spero di non deludervi e ci vedremo presto a Sicignano. Grazie, a presto, arrivederci.